Dolcezza, ben approdata in Irex Fornelli. Oggi andiamo a preparare insieme i funghi al forno. Nello specifico io andrò ad utilizzare i Pleurotus, che sono questi qua belli grandi. La cosa importante è che i funghi non vanno lavati, bensì vanno spazzolati, perché i funghi sono come spugne e assorbono l'acqua. Quindi li andiamo a pulire così con una spugna bagnata. In questo modo andremo ad eliminare eventuali residui di terra. A questo punto li tagliamo a metà, oppure, come in questo caso se è troppo grande, in 3-4 parti. Poi ungiamo una teglia e la cospargiamo di pangrattato. Adagiamo sopra i funghi, sovrapponendoli leggermente. Adesso prepariamo la panatura fatta con pangrattato, parmigiano, origano, prezzemolo o rosmarino, pepe e peperoncino, sale e olio. Mescolo. Tanto olio perché i funghi tendono a seccarsi in forno con la cottura. Mettiamo sui funghi, facendo aderire anche, così si attacca per bene. Poi, se vuoi, ci puoi mettere aglio o, come nel mio caso, cipolla o cipollotto. Ovviamente, se andrai ad utilizzare l'aglio, lo dovrai privare dell'anima, tagliandolo a spicchi, a pezzettini piccoli. Ed infine un bel giro d'olio abbondante.